chiaramente questa nuova assegnazione da parte della Federazione Italiana Tennis al centro di Rovereto, alla Baldresca in particolare, al Circolo Tennis Rovereto, di campionati italiani under 16 femminili anche quest'anno è stato per noi un motivo di grande orgoglio. Orgoglio che sta a significare che l'anno scorso siamo stati all'altezza di una manifestazione di livello nazionale. Qui ci sono atlete di valore sicuramente importante, accompagnate da preparatori e maestri assolutamente importanti e che possono capire, fruire di un impianto che sicuramente può essere invidiato a livello nazionale. È un impianto che noi vogliamo continuare a valorizzare. Noi vogliamo che questo posto sia un posto dove dal socio al giocatore che vuol fare il professionista possa trovare il suo habitat ideale. Il mio intendimento quando sono diventato presidente di questo circolo era quello di pensare a una grossa scuola di tennis e alla creazione di grossi eventi sportivi, perché questa struttura ce lo permette. Stiamo facendo dei passi, questo è un passo importante, ma non ci pregiudichiamo ulteriori salti in avanti. Perché? Perché sappiamo che questo impianto può permettere anche eventi di respiro nazionale o addirittura internazionale. Certo che bisognerà fare un progetto che coinvolga più partner, partner privati, e gli sponsor sono assolutamente fondamentali, come lo sono in questo momento per noi la Mercedes Auto Industriale e la Vittoria Assicurazione, ma coinvolgere anche altre strutture private e nello stesso tempo cercare di capire se da parte dell'ente pubblico c'è anche la volontà di investire su Rovereto e su questi impianti sportivi che possano essere un traino per ulteriori progetti coinvolgenti turistici, perché qui possiamo pensare che arrivino migliaia di persone a vedere eventi sportivi tennistici che siano di richiamo internazionale. Cosa ci manca? Ci manca di avere un impianto centrale assolutamente a norma, e questo è stato lo sforzo che noi abbiamo richiesto alla provincia e che la provincia ci ha concesso. Quindi il nostro prossimo passo sarà di avere questo impianto messo a norma per eventi di tipo internazionale e da lì partire a sognare, perché si sta sognando, il fatto che qui possa esserci un torneo sicuramente di attrattiva importanza.